La scena narra dell'incontro avvenuto fra San Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil, che governò l'Egitto e la Siria e che fu impegnato a contrastare i crociati che tentavano di riconquistare Gerusalemme. Francesco, nel 1219, imbarcatosi da Ancona, si recò con i suoi 11 compagni a Damietta, in Egitto, dove era in corso la Quinta Crociata. Arrivato, chiese al legato pontificio il permesso di avventurarsi con i suoi confratelli nel territorio musulmano. Il cardinale Pelagio Galvani di Albano, capo delle forze crociate, rifiutò categoricamente la richiesta, ma poi accondiscese a malincuore per le forti pressioni del santo. Francesco, disarmato, e il suo compagno lasciarono il campo crociato, attraversarono il Nilo e si avvicinarono alle fortificazioni musulmane. Furono creduti disertori che volevano convertirsi all'Islam e in quanto tali lasciati passare. Il suo scopo era invece quello di far conoscere i valori della fede cristiana al sultano e ai suoi uomini e tentare di convertirli al cristianesimo, facendo così cessare le ostilità. Ricevuto con grande cortesia da al-Malik al-Kamil, parlò a lungo con lui. Non riuscendo a convincerlo con le parole, Francesco propose allora una sorta di prova del fuoco, sfidando il sultano e i suoi consiglieri ad attraversarlo, certo che la protezione di Dio gli avrebbe permesso di affrontare la prova e restare incolume. Nella scena, il gruppo dei consiglieri del sultano appare sorpreso e spaventato. Il santo tornò infine nel campo crociato, dopo aver ricevuto dal sultano un cortese diniego. Tale rifiuto fu però accompagnato da vari doni, in quanto il sultano aveva riconosciuto in lui un sant'uomo, a causa della sua buona volontà di metter fine a un così crudele versamento di sangue. Francesco spiegò che la regola francescana proibiva loro di accettare in dono denaro o beni preziosi, poiché erano votati alla povertà. Avrebbe invece accettato con riconoscenza il cibo necessario per la giornata. Così il sultano al-Kamil offrì loro un lauto pasto e dopo li fece scortare dai suoi uomini verso le linee crociate.